Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi abbiamo preparato per voi un tutorial semplicissimo su come cucinare le uova sode. Vi faremo vedere quattro tempi di cottura diversi che otterremo con un unico metodo, molto facile e grazie al quale eviterete di sbagliare e cuocere le uova per troppo tempo. Con questo metodo otterrete delle uova sode perfette ogni volta. Cominciamo subito. Per prima cosa ho riempito una casseruola con acqua e l'ho messa a scaldare. Nel frattempo ho preso le uova dal frigorifero e le ho tenute a temperatura ambiente fino a quando l'acqua ha raggiunto il bollore. Quando l'acqua ha cominciato a bollire, ho immerso tutte le uova delicatamente. Una volta immerse, ho fatto partire subito il cronometro. Nel frattempo ho preparato anche una ciotola con acqua ghiacciata nella quale immergere le uova per bloccare la cottura. Una volta passati 6 minuti, ho rimosso il primo uovo e l'ho inserito subito nell'acqua fredda. Dopo un paio di minuti, per non confondere le uova tra di loro, ho segnato il tempo di cottura sull'uovo utilizzando un pennarello. Trascorsi 8 minuti, ho rimosso anche il secondo uovo e ho ripetuto tutto il procedimento. Dopo 10 minuti, ho rimosso anche il terzo uovo. E ho segnato nuovamente il tempo di cottura. E infine, dopo 12 minuti, ho rimosso anche il quarto uovo. Finita la cottura, ho fatto raffreddare completamente le uova. Dopodiché le ho sgusciate, rompendo prima il fondo dell'uovo, dove solitamente si crea una bolla d'aria che ci permette di staccare più facilmente la membrana che riveste l'albume. Anche passare l'uovo sotto l'acqua può aiutare. Ecco le nostre uova pronte. Come vedete, il primo che ho tagliato è il classico uovo alla coque, con l'albume ben cotto e il tuorlo morbido cotto per 6 minuti. Il secondo uovo, cotto per 8 minuti, si presenta sempre con l'albume ben cotto e il tuorlo morbido e cremoso, ma non liquido. Il terzo uovo cotto per 10 minuti ha il tuorlo cotto completamente con una piccola parte centrale leggermente morbida. Infine, il quarto uovo, cotto per 12 minuti, si presenta cotto completamente sia l'albume che il tuorlo. Ora non avrete più difficoltà a cuocere le vostre uova, le otterrete perfette ogni volta e potrete cuocerle tutte allo stesso tempo, ottenendo così cotture diverse per tutti i gusti. Potrete gustare un uovo alla coque a colazione. Aggiungerle alla vostra insalata come ho fatto io. Oppure preparare delle buonissime uova ripiene. Questo era il nostro tutorial, spero vi sia piaciuto. Se sì, lasciateci un mi piace e cliccate anche su iscriviti e attiva la campanella delle notifiche. In questo modo non vi perderete il prossimo video. E scriveteci anche nei commenti qual è la vostra cottura preferita delle uova. Per oggi è tutto, ci vediamo prestissimo!